Approvato il bilancio della Regione Piemonte. 63 milioni di nuovi investimenti. Online i vitalizi di consiglieri e assessori regionali. Il Consiglio regionale ha approvato il 12 aprile, con il contingentamento dei tempi, il bilancio di previsione della Regione Piemonte. Discussi e votati 38 ordini del giorno. In apertura della seduta del 10 aprile, inoltre, il Piemonte ha espresso la propria solidarietà alle vittime di Stoccolma e dell'Egitto, con l'intervento del Presidente del Consiglio Mauro Lause e con un minuto di silenzio dell'Aula. In copertina! Il Consiglio regionale ha approvato il 12 aprile, a maggioranza, al termine di una maratona d'aula, il bilancio della Regione Piemonte, che prevede investimenti aggiuntivi rispetto allo scorso anno, anche grazie all'uscita dal piano di rientro dei debiti della sanità. Ma innanzitutto è un bilancio che non incrementa la pressione fiscale, era un impegno, l'abbiamo mantenuto. Oltre 100 milioni di euro in più rispetto agli investimenti del 2016. E si ritorna anche a sostenere gli sforzi del sistema economico piemontese, riposizionando le risorse sui contratti di insediamento, sulle botteghe e scuole artigiane, sulle capitalizzazioni delle cooperative. Un bilancio che, pur tenendo conto e avendo come riferimento la difficile situazione economica della Regione Piemonte, restituisce ancora una volta il senso di una presenza di una istituzione rispetto alla comunità piemontese. Di bilancio senza prospettiva hanno invece parlato le opposizioni, che hanno presentato diversi emendamenti. Un bilancio che non dà al Piemonte una prospettiva, è un bilancio di mera gestione ordinaria, mentre in un momento di enorme difficoltà come questo bisognava avere un bilancio che puntasse su tre temi: sviluppo economico, sostegno alle famiglie e sostegno alle imprese, come con una proposta che è quello su cui il Movimento Nazionale ha concentrato gran parte dei propri emendamenti, che è quello relativo agli investimenti. Tutto ciò che viene stanziato in investimenti e quindi in opere pubbliche, in sostegno all'impresa, crea immediatamente occupazione e quindi il Piemonte oggi avrebbe bisogno di una misura shock da alcune centinaia di milioni di euro di investimenti per creare nuovi servizi e lavoro. È un bilancio regionale che non ci soddisfa assolutamente, vediamo solo nuove tasse, vediamo promesse tradite sulla sburocratizzazione per le imprese, vediamo promesse tradite rispetto anche all'assistenza al mondo economico per un rilancio piemontese, ma manca la visione strategica e politica per garantirlo. Vediamo un preoccupante asse tra Movimento 5 Stelle e centrosinistra e quindi un depotenziamento dell'opposizione. Insomma, una legislatura che sta arrancando e un bilancio che evidentemente non servirà in alcun modo a un miglioramento della vita dei cittadini piemontesi. 63 milioni di nuovi investimenti per il Piemonte, con i quali si toccano i 100 milioni in più rispetto allo scorso anno. E questo è il frutto del lavoro svolto dal Consiglio regionale con l'assessore al bilancio Aldo Reschigna, che ha recepito, prima in commissione e poi in aula, alcune delle istanze provenienti da maggioranza e opposizione. 23 milioni di euro in più sono stati stanziati per il trasporto pubblico locale, utili soprattutto per il rinnovo del parco mezzi circolante. Sì, un finanziamento di investimento che finalmente può essere attivato. Il tema del rinnovo del parco autobus del TPL e anche del parco su ferro è un tema importante e che potrà efficientare il sistema. Naturalmente aspettiamo le nuove gare, però nel frattempo questo consente di intervenire sulle tratte già attive oggi. Boccata di ossigeno anche per gli enti locali piemontesi, con uno stanziamento di oltre 25 milioni di euro per le piccole opere da realizzare entro l'anno. Ovviamente questo è un incentivo all'economia, andrà per buona parte a beneficio dei piccoli comuni, i comuni probabilmente sotto i 10.000 abitanti, a rifinanziare una vecchia legge, che è la legge 18, mai più finanziata, che prevede interventi di manutenzione di strade, manutenzione di comuni, di cimiteri, delle scuole, insomma quelle piccole opere, e che tra l'altro generalmente sono gestite dalle ditte locali. Quindi è anche una boccata di ossigeno per le ditte locali, che sul territorio del piemontese sono tante e hanno bisogno di lavorare. In sede di Commissione Bilancio, poi, sono stati approvati due emendamenti per l'istituzione del registro informatico regionale dei contrassegni disabili e per il recupero delle aree dismesse. Per la prima volta in Regione Piemonte si potrà finalmente circolare nelle ZTL con il tesserino dei disabili senza dover telefonare il giorno prima, incorrendo in rischi di multe, incidenti, ricorsi che erano oggettivamente anacronistici. Sembra un paradosso, è una piccola
leggine, un piccolo articolo che siamo riusciti a portare avanti, ma con grandissime difficoltà perché ci sono molte competenze che sono entrate in campo. Però ritengo che ogni tanto, quando la politica si vuole occupare anche degli interessi degli ultimi e di quelli che sono in maggiori difficoltà, forse ci riesce, anche con piccoli segnali, ma c'è stata l'unanimità e di questo ringrazio il Consiglio. C'è un problema significativo in Piemonte, che non sono state appostate risorse per il riutilizzo delle aree dismesse. Sono numerose le aree, sia pubbliche che private, che non sono più utilizzate sul Piemonte. Si immagina di fare una normativa sul contenimento dell'uso del suolo, ma nulla si dice rispetto invece al recupero di quelle aree che ormai compromesse da anni sono delle cattedrali nel deserto e molto spesso cattedrali ormai distrutte o comunque fatiscenti. Riteniamo che sia fondamentale permettere agli imprenditori edili del territorio di lavorare e soprattutto alle imprese di trovare magari delle allocazioni su aree che sono di pertinenza regionale e che non sono più state utilizzate. Maggiori fondi anche per la morosità incolpevole per l'Agenzia per le adozioni internazionali. Siamo riusciti comunque a far recepire due proposte del Movimento 5 Stelle, 1 milione di euro sul Fondo Sociale per le Morosità degli Inquilini ATC e 250.000 per l'Agenzia delle Adozioni Internazionali. Restano forti criticità del bilancio che speriamo di poter intervenire e riparare nell'assestamento. Saranno online sul sito del Consiglio regionale i nomi dei consiglieri e degli assessori che beneficiano di un assegno vitalizio e l'importo lordo mensile dello stesso. Così prevede una legge proposta dall'Ufficio di Presidenza e approvata il 12 aprile all'unanimità dall'Aula di Palazzo Lascaris. La norma prevede che sia data pubblicità anche di coloro che abbiano ottenuto la restituzione dei contributi versati. Con l'approvazione di questo progetto di legge, diciamo che ritengo completato un percorso. Abbiamo portato efficienza nel quadro dei costi della politica, ma soprattutto quello che avevo già annunciato nel discorso del mio insediamento, rendere il nostro palazzo, questo Consiglio regionale, un palazzo di vetro. Palazzo di vetro significa rendere tracciabile tutto il comportamento dei consiglieri regionali. Questa è l'istituzione regionale, noi questo abbiamo detto e abbiamo realizzato, e il merito è di tutta l'aula consiliare.